Antonio non ha bisogno di presentazione perché lo conosciamo benissimo, l'abbiamo già avuto per la prima parte e questa sera ci presenterà la seconda parte della sua presentazione. Bene, prego. Iniziamo. Lo scopo della serata è quello di partire dall'Italia, da Salerno in modo particolare, e arrivare in Persia. Quindi nella scuola medica salernitana, famosissima, alla madrasa islamica. Vediamo pian piano che cosa qui vediamo se qui. Sì, no, questo lo piano. Rapidissimo, il Medioevo. Stiamo parlando di questo periodo, 1100, 1200, massimo 1400, ma 100 anni prima della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, tanto per capire dove siamo, perché se ragioniamo con la mentalità di adesso, con la medicina di adesso, per noi sono cose assurde. Quindi ricordiamo sempre che siamo in questo periodo. Già in questo periodo sorgono in tutta Europa le prime università medievali. La più antica è certamente quella di Bologna, 1088. In tutta Europa nascono, dopo vedremo Salerno, Montpellier in Francia, Salamanca in Spagna, Cambridge, Oxford, Parigi, Germania, Heidelberg, Vienna, Austria, Cracovia, Colonia. Dappertutto sorge questo modo di insegnare una medicina che va poi praticata al letto del malato. Arriviamo alla scuola medica salernitana, siamo nel 1000, esattamente nel Medioevo. La leggenda, la tradizione vuole che sia stata formata, che sia nato dall'incontro di quattro medici che erano allora il sommo della medicina dell'antichità, e in qualche caso uno era un greco, quindi Ippocrate, il padre della medicina greca fondamentale, l'altro era un latino, Cornelio Celso, Galeno, uno era il rabbino Elinus, il rappresentante della medicina ebraica, soprattutto presente ed esperta in certe cose, dopo lo farò vedere la cataratta, come lo operavano, solo i rabbini, e anche la medicina araba. Si incontrano nella leggenda a Salerno. Perché a Salerno? Come mai a Salerno? E Salerno intanto era in un'ottima posizione, se siete già stati, c'erano le famose terme, e già Quinto Orazio Flacco, nel primo secolo avanti Cristo, scriveva al suo amico, latino ma si legge bene, com'è il clima Salerno, amico Vara, che gente mi incontrerò, lui viene da Roma, e come fare per andarci, perché il mio medico, Antonio Musa, ed era il medico dell'imperatore Augusto, non vuole che vada alle terme di Maia, cioè non andare a Monticelli, vai a Sasso. Perché meglio, c'è l'aria più pulita, si sta bene. E qui poi c'era la scuola medica salernitana, sarebbe nata la scuola medica salernitana. Nasce dall'incontro di questi quattro personaggi sotto gli archi del diavolo. Qualcuno di voi è stato a Salerno? Se andate a Salerno trovate l'acquedotto medievale, un po' al centro, poi qui nasce la leggenda, ovviamente. La medicina da allora era solo con Galeno e Ippocrate, una medicina scritta, tramandata con gli scritti greci e latini, poi diventa una medicina clinica. Kline in greco significa letto, quindi la medicina, lo scritto, la teoria va al letto del malato e comincia a toccare e visitare il malato. Sembra un salto da poco, ma non è un salto da poco. Anche perché adesso stiamo quasi sperimentando di ritornare indietro, solo che adesso si lavora col computer e tante volte i malati si lamentano perché il medico sta dall'altra parte con una grande competenza, ma il malato non lo guarda, non lo tocca, non lo palpa, non lo visita, lavora col computer, non tutti. Questo ve lo ricordate, vedete, dal latino clinica.
Ictus, la medicina clinica, nel greco clina, cioè il letto. Questo è il famoso quadro, lo sapete già, di Picasso, a 16 anni. Il medico fa la sua parte, ma ormai vedete la mano della donna, ma è morta, quindi si sente il polso più che fare quello che riesca a fare, mentre la suora rappresenta la carità e dà ancora un bicchiere d'acqua alla malata, quasi si ricorda il Cristo che sulla croce chiede o sete. Andiamo avanti. La leggenda cosa dice di questi arti? Dice che sono stati costruiti in una notte dai diavoli e dalle streghe, che di notte si ritrovarono sotto questi arti per il loro ballo, le loro danze, con l'aiuto di questo mago Pietro Barbiario, che fa un patto col diavolo, e il diavolo regala dei filtri con i quali fa innamorare tutte le donne di Salerno, le donne più belle, e fa crescere ai mariti sul capo due cornine. E questo va avanti un po', poi il diavolo comincia a diventare un po' geloso di questa leggenda, tradizione, diventa geloso di queste cose, uccide, fa morire i due figli di Pietro, che per 3 giorni e 3 notti non mangia, non beve, piange, e va nella chiesa di San Domenico vicino lì, nel centro di Salerno, fino a quando dopo 3 giorni incontra lo sguardo del crocifisso, che lo perdona nel patto col diavolo e diventa monaco e rimane fino a 93 anni nella chiesa di San Domenico. Questa è una tradizione che continua ancora, perché il 4 venerdì di Quaresima c'è ancora la processione in onore di questo ricordo del miracolo del Cristo crocifisso. Questi rimangono ancora, sono di epoca medievale, ovviamente di arti un po'. Andiamo avanti. La medicina, ho detto, si fa clinica, quindi si entra a contatto col malato, nel letto del malato. Qui ovviamente vi ricordate, riguardano l'ampolla, la matula con l'urina, il letto. Tutto quello che si sapeva allora della medicina era stato scritto, tradotto dai medici arabi. E tradotto da chi? Da quelli che noi chiamiamo amanuensi, quelli che scrivono a mano. La parola amanuense o copista, vedete, deriva dal latino servus amanu. E con questo termine i romani descrivevano gli scrivi, quelli che dovevano scrivere. Questi monaci vivevano praticamente sempre nello scriptorium, ed erano così importanti che nello svolgere questo lavoro era permesso a loro di saltare alcune ore della preghiera, per massimo, e facevano cose di questo genere. Questo è un saltello diurno miniato nel XVI secolo, quindi dipinti bellissimi. Questo è un ritratto famoso di Jean Mielot, copista del Duca. La persona, guardate quanta roba aveva, lui sta scrivendo, sta copiando un manoscritto che è sul leggio sopra di lui. L'ambiente deve essere abbastanza freddino, perché vedete dei piedi, vi farò vedere alcune cose. I piedi sono sgabello e non a contatto col terreno, che saranno lì ore vestito, infatti, pesantemente. Chi non ha visto Il nome della rosa? Lo scrittorium famoso dove lavoravano i monaci, con la sovrintendenza del monaco bibliotecario più esperto, che facevano cose di questo genere, quindi anche io sarei capace di fare. Oggi sarebbero sostituiti da questi, nessuno più scrive a mano, quei pennini, che ricordate? Sì, ci sono quelli che usavano i pennini, i vari tipi di pennini con l'inchiostro, con la china, che è finito il disegno macchiava regolarmente. E nel Nome della Rosa c'è un traduttore famoso, che è Venanzio da Salvemennec, uno di quelli che leccava il libro col dito della poetica di Aristotele, che era stato avvelenato, perché se un libro proibito non
essere letto dai monaci. E lui traduceva in latino i testi arabi, i quali a loro volta avevano tradotto in arabo i testi di Ippocrate, di Galileo e di Celso. Quindi grazie ai monaci che noi abbiamo tutta la ricchezza della medicina greca, latina, araba, indiana e ebraica. Questo è preso dal libro di Umberto Eco, arrivati al sommo della scala, entrando nello scrittorio. E quindi non potei trattenere un grido di ammirazione, quale mi apparve ai miei occhi, mi sembrò un edificio di sapienza e di scienza. Veramente molto bello. Questo è Costantino l'Africano, uno dei più importanti traduttori allora dell'epoca, viene dall'Africa. Lui traduce in latino i testi greci di Ippocrate, di Galeno e di Celso, e vedete fa un grande catalogo, catalogus, catalogo dei libri di Costantino l'Africano. È un latino che riusciamo a leggere, De morborum, cognizione e curazione, sulla causa e la cura delle malattie, sui rimedi delle malattie, sulle urine. L'urina era una cosa importante per me, allora non era un esame di laboratorio. Sulle malattie dello stomaco, sulla melanconia, sul coito, io ho colpito con i miei frati, sulle malattie delle donne, sulla chirurgia, sui farmaci semplici. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo parlato? Farmaci semplici erano costituiti da un unico elemento. Questi sono i testi arabi tradotti, bene, andiamo avanti. Mi fermo se avete qualcosa. La lettura del Piscio, l'abbiamo detto l'altra volta, che era parte fondamentale, quando lo guardavano, lo annusavano, lo toccavano e intingevano un dittino. Qui vedete un'urina normale, ci sono 20 tipi di possibilità di urina della matura. L'urina normale, questa è francamente un'ematuria, la presenza di sangue nell'urina, calcoli renali, tumori renali, soprattutto calcoli della rena e vescica. Invece una chiuria, cioè la presenza di pus. Erano questa ruota delle matule, in un manoscritto del 1400, qui c'è Costantino l'Africano che esamina le urine dei pazienti, e vedete che li elenca secondo il colore: giallo, sul paglierino, rosso, rubicondo, cianotico, verde, nero. E in base alle urine che lui ha portata e ai sintomi che il paziente raccontava, sparavano una diagnosi e sparavano anche una cura, insomma. Era così importante che, vedete, anche nell'Associazione Americana di Urologia viene mantenuto il medico che osserva le urine, lo stesso per i tedeschi nell'Accademia di Medicina. Qui un'altra ruota delle matule. Oggi andremo dal dottor Tonelli, che era primario del laboratorio con il quale abbiamo lavorato tanto a Montecchio, gli consegniamo urine, oppure neanche, andiamo in farmacia, compriamo le strisce reattive e ci danno 10 indizi sulla glicemia, sulla la presenza di urine, il pH, le proteine, i batteri, gli acetoni. Quando i bambini hanno l'acetone si fa la fase di 60 col fiato. Allora però non c'erano queste cose, quindi si esaminavano le differenze delle varie colorazioni delle urine. Bene. Come facevano a imparare? Come ho fatto io, nel 68, adesso non lo fanno più, si faceva l'anatomia e la chirurgia. Il primo esame da sostenere era allora l'anatomia. Un maledetto professor Ottaviani, se non passavi quello non potevi andare avanti. E io ho avuto anche, dico, il privilegio, la fortuna di sezionare un cadavere, perché allora c'erano
adesso ormai del matricolo non li hanno più per la vita sezionale. Cosa significa la parola anatomia? È fatta da due, è una parola macedonia, vuol dire che è fatta da due paroline, e sono ana, tagliare, e temo, cioè tagliare, sezionare. Quando noi tagliamo il pollo, le fette di pollo, per fare le scaloppine, siamo altro che fare anatomia sul cadavere del pollo, sul cadavere. La chirurgia invece si fa sulla persona sana. E cosa significa la parola chirurgia? Anche qui è una parola macedonia fatta da Kairos, mano, e Ergon, opera. Il chirurgo è uno che è bravo a lavorare con le mani sulla persona vivente. Qui vi faccio vedere una cosina, ogni tanto cerchiamo di ridere noi adesso, loro un po' meno. Questo signore qua, vedete, è stato operato da Rolando di Parma nella sua chirurgia, operazione di censo, quindi si rifà ai romani per il calcolo della vescica. Vedete, la gamba è aperta, si dovesse partorire, si infilavano due dita nell'ano, si cercava il calcolo e quando lo si sentiva si incideva. Ovviamente dopo aver fatto precedere questo dal digiuno, dal salasso, dalla purga, roba del genere. I ferri erano questi, vedete, se si vuole estrarre il calcolo, dieta leggera, digiuno per due giorni, il terzo giorno si rintraccia il calcolo, sempre con le dita, lo si porta al collo vescicale, all'ingresso con due dita sollevate nell'ano, si incide e si taglia. Anestesia nulla, igiene nulla. Dato che anch'io ho avuto questa esperienza, ma per fortuna non vivevo in quell'epoca, oggi cos'è successo? Oggi mi è successo che abbiamo fatto la litotrissia con l'ASA. Però vedete che la posizione è sempre quella. Però prima di arrivare qua, con l'anestesia, io sono entrato e non ricordo niente. Questo dottor Yozan ha scritto nel 1870 un trattato sulle malattie degli organi urinari, la vescica, e lui faceva la litotrissia, vedete, a colpi di martello. Non c'era l'ASA. L'autore dichiara che sono stati necessari più di 200 colpi di martello prima di riuscire a ridurre il tasto, il tutto senza anestesia. Stiamo avanti. Non c'è solo qua. Questo è uno dei più grandi, uno dei grandi chirurghi di allora, Guido da Vigevano. Moltissimi sono italiani, Padova, Pavia. Vedete che opera, si vede anche la cera. Del malato, che ovviamente è un cadavere, qui insegna la dissezione di varie cose con i vari coltelli. Loro insegnavano le tavole chirurgiche e scritti nel 1345, quindi siamo in quel periodo che vi ho detto, un libro, un trattato per il principe Filippo VII, che era re di Francia, che stava partendo per la crociata. È diventato anche medico della regina di Francia, dell'imperatore, quindi era uno che aveva una parcella non indifferente. Questo qui. Il più grande però anatomista è Mondino De Liuzzi, nato a Bologna, morto a Bologna, fa della dissezione del cadavere la base degli studi di anatomia e scrive un libro, Anatomia, che lo vedete mentre insegna, e se andate a Bologna, nell'archiginnasio, vi trovate nel teatro anatomico la statua di Mondino. Come si faceva quando si imparava l'anatomia sul cadavere allora? C'era il maestro, vedete il letto, diceva taglia qui, taglia là, comincia qui, comincia là, come ho fatto anch'io, quando comincia di qua, comincia di là, vai dritto, vai qua. Poi c'era quello che eseguiva, questo era un sì, sono quello eseguiva manualmente le cose, e lo stesso è quello che spiegava agli allievi le cose che si stavano facendo. Vedete i coltelli, qui anche, però lì il cadavere quindi non si lamentava. Senza anestesia. Ancora l'anatomia del Mondino degli Uzzi. Questo è un libricino carino di 160 pagine che racconta.
va alla scuola di Mondino Gagliuzzi, trafuga di notte i cadaveri, perché non si poteva fare, era proibito, vedete, reperire cadaveri da dissecare, trafugandoli con astuzia o barattandoli per pochi bolognini, seppure illegale, è indispensabile. Quelle salme, esaminate in recondite cantine male illuminate, svelano la vera natura del corpo umano, che non è quella dei testi, e ne suggeriscono il funzionamento. Poi viene beccato mentre lui sta facendo questa cosa, e non gli dico come va a finire, ma lo trovate. È carino, insomma, si legge rapidamente. La scuola salernitana introduce un'altra novità, permette alle donne di accedere agli studi di medicina. Qui i talebani dovrebbero imparare qualcosa. Quindi apre l'università alle donne, e alcune donne sono diventate famose. La più famosa è Trotula de Ruggiero. Vedete l'età, l'epoca è questa, 1100, circa 1597, usa la spongia soponifera per l'anestesia, adesso vi faccio vedere alcune cose, ed è la dottoressa, sì, la donna medico, che scrive il primo trattato di ginecologia e di ostetricia. Ecco, vedete, Trotula de Ruggiero, matrona salernitana, multe dottrine, molto intelligente, che scrisse un libro sulle malattie delle donne e sulla loro cura prima, durante e dopo il parto. Eccolo qua, il libro. E questo è l'unica immagine che abbiamo, non sarà stata molto bella, insomma, non è venuta molto bene. Però questa è l'unica immagine che abbiamo di Trotula, che usava la spugna soporifera. Vi ricordate? Una spugna di mare che veniva imbevuta di un decotto nel quale erano messi il papavero sonnifero, queste sono l'oppio, la mandragola, lo riusciamo, e veniva poi posta veniva fatta essiccare, poi riscaldata, e quando uscivano i vapori veniva messa sul naso, sulla bocca del paziente, fino a quando si addormentava, sperando poi che si svegliasse. Il risveglio, difatti, dice com'è. Galeno, nel secondo secolo a.C., dice: bibitum, lo faceva bere, e poi dopo si fanno le punture, le sezioni tali, perché non sentano. Questo è lo scopo dell'anestesia. Ma come, ecco, Teodorico Borgognoni, stato medico e vescovo di Bitonto e di Cervia, ha avuto la cattedra, insegnava chirurgia all'Università di Bologna, e lui ha scritto questo, la praxis chirurgica, vedete, chirurgia di vescovo Teodorico, aggiungendo all'oppio le foglie di mandragora anche passiflora valeriana, chiamandola non più spugna sonnifera, ma confectio soporis, cioè qualcosa che induce il sopore, il sonno. E per svegliarlo, non guardate più. Come facciamo quando una persona sviene? Si sveglia in chiesa, sta coricata, poi cosa chiediamo subito? Portatemi. Se non ci sono i sali, l'aceto. Arnaldo da Villanova, francese, è stato un medico d'oro spagnolo, catalano, dice: per risvegliare il malato si beve un panno di aceto molto forte e lo si ponga sul naso fino a due giorni. Non abbiamo inventato niente di nuovo. Trotula niente ancora. Vi ho detto che scritto il primo libro, La nascita con lei della ginecologia e dell'ostetricia come scienza, quindi vedete i vari tipi di parto, dopo vi dirò qualcosa sul cosiddetto parto cesareo. Questo insomma è l'elenco di altre donne medico di Salerno, storie di donne di cura, questa è sempre Trotula, ce ne sono delle altre. Vedete che si interessavano delle febbre, sulle urine, sull'embrione, sulla febbre della pestilenza, sulla cura vulnerum, ustium, anche ferite.
sugli unguenti e così via. Questo è il manoscritto ginecologico, un manoscritto del IX secolo, che è detto di vari tipi, di 8 modi di presentazione del feto, podalico, normale, questo è il podalico brutto, questo scende di testa, e questo è un modo per partorire, questo è il parto illustrato di Esaù e di Giacobbe, da parte di Rebecca. Allora il problema non era tanto a rimanere gravide, perché la maggior parte delle donne non facevano altro, passavano la vita rimanendo gravide fino a 30 anni. Il problema era superare il parto, il trauma del parto e il pericolo delle emorragie che quasi sempre portavano alla morte del malato, della donna, della puerpera e del neonato, e poi le febbri. Vedete l'intervallo medio. Durante il Medioevo le gravidanze occupavano circa la metà della vita delle donne maritate prima della quarantena. Questi sono i famosi coniugi arnulfini, a Lucca. L'intervallo medio tra due nascite era di circa 21 mesi, quindi non c'era il condono, non c'era il profilattico, non c'era la protezione cosiddetta dell'allattamento, sono tanti figli dell'allattamento, perché in realtà non è che proteggono completamente. Per metà della sua vita coniugale, in teoria, la coppia non avrebbe dovuto avere rapporti per paura di danneggiare il feto, perlomeno a partire dal momento in cui il feto si muoveva. Violare era peccato, diciamo pure la Chiesa, quindi queste cose. L'assistenza era inesistente, una delle grandi paure era il parto. Ogni complicanza, soprattutto emorragica, era destinata a evolvere nella maggior parte dei casi della morte per la mamma e per il bambino. Questa la conoscete, il Davide del Carretto, voi l'avete vista o avete visitato a Lucca, è morta, secondo delle quattro mogli di Paolo Guinigi, signore di Lucca, muore durante il parto della figlia per emorragia e ha costruito questo bellissimo sarcofago che è nella cattedrale di San Martino di Lucca. Parto cesareo. Alcuni pensano ancora che sia legato a Cesare, ma non c'entra proprio niente, perché la parola cesareo viene dal latino ceso, ceso, cedere, cioè tagliare. Stava a significare non il parto con cui era stato partorito Cesare, che è stato partorito normalmente, forse uno dei suoi nomi ha avuto un parto di questo tipo, ma significava, scusate, eccolo qua, veniva inciso, oggi non si fa più questo tipo di incisione, si fa quella trasversale, in tale che le donne quando mettono il bikini non si vede assolutamente niente. Questo vedete un altro taglio cesareo, ed è la leggenda che Cesare fosse nato in questo modo e di conseguenza si sia chiamato Cesare questo tipo di parto. Non è ancora questo. Scusi, può tornare indietro? Sì, eccolo qua. Ma lì c'è un cesareo laterale? In questo dipinto? Sì, laterale, e poi dipendeva dal tipo di dal medico che c'era. Però anche laterale? L'incisione mai risulta in nessun manoscritto e miniatura trasversale, che è quella che si fa adesso. Allora non c'era quello del bikini, della bellezza della donna, quindi veniva fatta a seconda di cosa faceva il chirurgo. E anestesia niente, eh? Cioè, la sponda soporifera e l'emorragia erano irrefrenabili. Tant'è vero che la storia, questo è un po' lungo, ma la storia del taglio cesareo è antichissima. Una delle prime testimonianze è una legge romana, abbiamo nel 690 prima di Cristo. La legge Lex Cesarea, da cedo tagliare, permetteva l'estrazione del feto dalle donne morte in travaglio, solo dalle donne morte, non per salvare il bambino, la donna doveva essere morta. Per molti secoli fu fatto solo sulla donna morta, con lo scopo di salvare il bambino, cosa che succedeva di rado. Perché si voleva salvare il bambino? Per poterlo battezzare. Per poterlo battezzare o perché semplicemente era vietato seppellire una donna grave, impedisce che la moglie, che la donna
che è gravida venga seppellita prima di togliere il feto. Perché? Se erano morti tutte e due? Infatti quasi sempre morivano tutti e due, si sperava facendo le cose rapidamente che il bambino fosse vivo quell'attimo sufficiente per poterlo battezzare. I bambini estratti dopo la morte venivano chiamati Cesare perché erano nati dal taglio. Il primo taglio cesareo sovvivente documentato viene effettuato intorno al 1500. Si dice che l'uomo che precedentemente aveva esperienza come castratore di maiali, riuscì nell'impresa di estrarre un bambino vivo dalla moglie, che sopravvisse all'evento ed aveva tanto da avere altri figli. Curiosità. Il primo parto cesareo moderno viene eseguito invece nel 1826 e poi. Sto preparando per il prossimo anno, mi sono interessato su nascere e crescere, quindi la nascita, la fanciulezza del bambino nel Medioevo, è interessantissimo. Come si faceva a proteggere il bambino allora? Dalle malattie, dalle emorragie, dalle rosolie, dal morbillo, dalle ferite. Si copriva il bambino, si vestiva con colore rosso. Il rosso aveva un colore apotropaico, perché proteggeva la fragile vita dalle emorragie, dalle rosolie, dal morbillo. Quindi infatti c'è Matteo Schwarz, lui era un po' maniaco, si faceva ritrarre continuamente nei vari periodi della sua vita, da quando era nato a quando era diventato adulto. Vedete che vestito di rosso e si sta ritrattando perché ha un morbillo. Il chirurgo del Rue de Mondeville, eccolo qua, 1300 circa, prescriveva di avvolgere i bambini affetti da rosolia con una stoffa rossa, ricordando che le donne del popolo avevano l'abitudine di dare i figli con la rosolia decotti rossi di lenticchie da terra. Noi non andiamo tanto lontano, quando i bambini che hanno gli usciumi li mettevano, non ricordo mia nonna, le collane di aglio. Vero? È la spagnola. Quando si fa con quell'aglio. Questo toccava anche il sacro, perché anche Gesù bambino poteva ammalarsi di queste cose e quindi anche Gesù bambino già le metteva il corpo. Guardate un po', un corpo, questa era una donna con un bambino, sempre l'ha trovata al museo di Villa Vinigia a Lucca, 1360, questo è un particolare della Madonna, e veniva, si metteva un corallo perché aveva un valore, si pensava che ciò che era rosso avesse un valore protettivo e più si copriva di rosso più aumentava la protezione. Guardate che addirittura non solo ha chiuse le gambe, tutte imbalsamate, chiuse a mummia, e qua addirittura con la cuffietta rossa. Bene. Questo è quello che sto preparando per il prossimo anno, dal parto fino al parto d'età e andiamo avanti. Perché non concepire, ve l'avevo già fatto vedere, questo l'avevo scorso. No. Se uno non vuole concepire, ne ha già fatto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con una mortalità infantile pesantissima. Per arrivare ai 3 anni era andare all'asilo, era un traguardo. Allora, se una donna non desidera concepire, tenga sulla carne nuda l'utero di una capra che non ha mai impiegato. Chi non aveva una capra allora? Altrimenti si prende il maschio di una donna. Questo già non è mica facile. Gli si asportano i testicoli, poi si libri, cioè si castra, che la donna tenga con sé i testicoli nel seno e li si leghi con pelle d'oca e non ha concepito. Quindi quella ragazza presente, se hanno bisogno che non vuole andare in farmacia, questo è a basso costo. Se hai avuto un parto difficile che tanto la lacerata non vuole più concepire per paura di morire, dopo il secondamento, e quindi dopo uscito dalla placenta, metti in vagina tanti grani di Euphorbia catapulzia, che è questa qua, che ha proprietà mortive. Quanti sono gli anni in cui vuoi rimanere feconda? Se vuoi essere feconda per sempre, affondi. Un'altra cosa che allora, come adesso c'è, anche se il nome è cambiato, è quello dell'isteria.
alla Fiat tipica delle donne. Questo è il famosissimo professor Charcot, che è con lezione clinica all'ospedale della Saint-Pétrière. Tutti stanno assistendo alla lezione su una donna che ha avuto disteria. Questo probabilmente suo marito c'era a casa, un po' preoccupato, un po'. Che cos'era l'isteria? Adesso non c'è più. Le mogli isteriche del Medioevo. Se cerchiamo l'isteria nel manuale dei disturbi mentali, oggi non c'è più. Viene chiamata disturbo di conversione. Viene sempre associata alle donne, perché istera è utero. Si considerava nell'antica Grecia, anche nel Medioevo, che la causa fosse uno spostamento dell'utero o dei suoi vapori al cervello. Adesso vi faccio spiego perché si forma il vapore. Vedete, improvvise temporanee perdite di coscienza, crisi epilettiche, perdite di coscienza, stile teatrale, drammatico, seduttivo, molto, questo è la pistola proprio ad arco. Perché veniva la crisi isterica? Questo lo trovo l'atto nei corpi medievali, la vita e la morte di Carmen. Se non veniva l'utero, se non veniva purgato regolarmente, come veniva purgato regolarmente? Con i rapporti sessuali, con le menstruazioni, emetteva dei vapori mortali che facevano perdere i sensi alla donna, producevano gonfiori della gola e del collo, in casi estremi addirittura portavano a morte. Quindi vedete che questi vapori vengono dall'utero, si pensava che dall'utero ci fosse un canale unico, già l'aveva descritto Ippocrate, un canale unico che andasse dall'utero direttamente alla gola, e toccava ai medici rimettere l'utero, i suoi vapori al posto da dove erano partiti. Quindi alcuni medici producevano cattivi odori bruciando piume, lana e lino sotto il naso della donna per ricacciare via l'utero dall'alto facendolo scendere in basso, oppure viceversa praticavano dei suffumigi di erbe profumate e aromatiche davanti alla vagina per tirare giù i vapori dell'utero, per attirare l'utero verso la sua sede corretta, cioè il ventre. Così finalmente invece arriva il dottor Mortimer Granville. Conoscete? Sì, è un bel film. Infatti lo faccio vedere dopo. Nell'Inghilterra vittoriana, per rivista bigotta conservatrice, l'isteria raggiungeva le proporzioni molto alte, 75%. L'unico rimedio efficace era il massaggio pelvico vaginale, eseguito manualmente. Qual era il problema? Che i medici si stufavano, che durava quasi un'ora, però animali, paziente. La scopa era quella di far raggiungere al paziente il parossismo isterico, definizione di orgasmo nell'epoca vittoriana, dopo il quale appariva calma e serena. Ma il massaggio per i medici era stancante. La maggior parte si lamentava che questa pratica fosse noiosa e faticosa. Oggi lo definiremo mestiere usurante. Perché causa di forti dolori alle dita e ai polsi. Così il dottor Granville, dopo varie prove, inventa, eccolo qua, il percussore pelvico. C'è un film bellissimo, non è bisogno, è carino, e si chiama proprio isteria, isteria, questo vedete i risultati del passaggio, e niente, una curiosità di quella. Forse sempre meglio dei suffumigi e di quelle altre cose. Se poi le cose non uscivano bene, si invocava, si chiamava il sacerdote, il quale, vedete, recitava l'esorcismo, dal greco exorcizo, scongiurare. Il quale recitava di scongiuro utero per il nostro Signore Gesù Cristo di non occupare la sua testa, ma di continuare a tacere quieto nel luogo che Dio ha scelto per te, in modo che questa fanciulla recuperi la salute. Nel nome di Dio Padre, blocca l'utero della tua fanciulla, poiché si sta muovendo selvaggiamente. Questo è un esorcismo svizzero del X secolo. Anche loro non sapevano bene dove la testa di fertilità. Questa è un'altra asceta, il De Garda di Bing, mistica, madre benedettina, consigliera spirituale di Federico Barbarossa,
botanica, grande esperta di botanica, che ha scritto un libro fondamentale di botanica con l'uso delle erbe e delle varie malattie. È usato anche oggi queste erbe sono utilizzate anche oggi. Guardate così, lei oltre ad essere una monaca, scrittrice, era profetessa, guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, geomologa, filosofa, artista, poetessa, drammaturgo, musicista, linguista, consigliera politica di Federico Barbarossa. Questo per dire che allora uno non è che sapesse solo che l'orecchio destro e il suo compagno l'orecchio sinistro. C'era una scienza tutto tondo anche dei medici. L'altra volta un signore che era presente mi ha fatto notare come anche questo lo trovo dopo. Vediamo se volete i prodotti di Legale di Wimmer, vedete acquistate Tesauro Natura online e ci sono questo le erboriste di Dio, i rimedi di Santa Legale, le foto miracolose, ricette per curarsi da soli, consigli pratici per vivere in buona salute, le piante medicinali, le loro proprietà curative. Se andate nelle boristerie trovate tantissime di queste cose. Bene. Ma questi prodotti di Tesauro Natura, sì, cioè si rifanno alle ricette, sì, di Legale? Sì, sì. Ma sono efficaci? Non lo so, anche il fiore di Bach sono efficaci, cioè, okay, però sono tutte sostanze di cui si utilizza il principio attivo. Adesso l'efficacia non lo so, onestamente non sono andato a vedere. Ma c'è, vedete, lì ci sono, qua. Ci sono delle creme, ci sono delle gocce, ci sono. Però se andate su questo sito, Tesauro Nature, online trovate tutta la descrizione, ce n'è una quantità notevolissima. Sicuro non fanno male. Male non fanno. Sì, bisogna stare attenti, però sono sempre dosaggi che non sono controindicati. Il testo fondamentale allora in Italia era questo, il trattato di medicina. Noi lo abbiamo recissimo. Dedicato a Edoardo III, il confessore, Flos in Lidum, il fiore più bello di tutta la medicina, raccoglieva tutto il sapere medico di allora ed era il regime della salute. Fu utilizzato, vedete, fino al XIX secolo, pubblicato nel 1400, perché rappresentava la Bibbia della medicina. Allora, cosa diceva? Se lo traduco, dice, alla fine, Flos Medicinae della scuola di Salerno, oppure regime della salute, 1500. Se vuoi la buona salute, se vuoi vivere sano, evita i grandi impegni. Cerca di non arrabbiarti, mangia poco, alzati da tavola e subito fai il movimento, non dormire subito dopo pranzo. Svuota l'intestino ogni giorno, non trattenere le urine. Se osserverai tutte queste raccomandazioni, vivrai a lungo in salute. Un cuore mesto triste, la collera frequente, bere in modo eccessivo e troppe fatiche, ti consumano la vita a breve giorni. Se però non riesci a trovare un bravo medico, fai queste tre cose: mente serena, molto riposo e dieta moderata. Potrebbe andare bene anche oggi, Questi sono i celebri maestri del Medioevo, Guido da Vigevano, Guido degli Uzzi, abbiamo visto Costantino l'Africano, sempre facendo capo alla scuola di Salerno. Ma ci sono degli altri maestri celebri. Cioè, andiamo in Spagna, ma andiamo soprattutto a Vicenza. Andiamo in Persia, quindi facciamo un ipotetico viaggio da Londra, seguendo il film Medicus, fino a Persia. Quindi mi sono un po' documentato sulla medicina araba, per cui è una quantità immensa, perché si fa la medicina greca, la medicina latina, la medicina indiana e cinese. Quindi, però molto difficile. Partiamo da Londinium, la Londra dei Romani, facciamo circa 6.300 km in linea retta,
passiamo attraverso l'Europa, la Grecia, la Turchia, andiamo in Asia, col film Medicus, che è veramente fatto bene, e arriviamo nell'Iran, poi le Persia, a Isfahan, dove c'era il più grande medico arabo di allora, Avicenna, Ibn Sina. Ecco, questo è un film tratto dal libro di Noah Gordon, questo è Ben Kingsley, che interpreta Avicenna, ve lo consiglio. Mentre in Europa ci sono secoli abbastanza buoni dal punto di vista della medicina, nello stesso momento in Oriente, nell'Islam, fiorisce l'epoca d'oro, basata sui testi coranici. Questo coranico che dice essenzialmente due cose: il medico cura verso te stesso, quindi aiutati che c'è l'aiuto, la dieta, l'attività fisica, l'igiene, importantissima nell'Islam, e anche la cura spirituale, la tua parte mentale. Quello che poi diceva Giovenale nel primo secolo dopo Cristo, il medico di Augusto, no, il medico, il poeta di Augusto, mens sani corpus sano, cioè guarda tutte e due queste cose. Ma allo questo lo si imparava nella madrasa. E cos'era? La scuola coranica. I ragazzi imparavano a memoria le sure del Corano, ma d'altra parte non solo pure te stessi, ma considera il prossimo, i malati, i poveri, i bisognosi, cura medica per tutti. Questo è dove? Nel Bimanistan. Che cos'è? L'ospedale. Ecco qua. Madrasa, la scuola coranica, dove i ragazzi imparavano a leggere e a memoria il Corano, e questo invece è l'ospedale, il Bimanistan, fondato nel 1154, quindi siamo proprio nel periodo del Medioevo. La madrasa è nella storia della cultura islamica, è la scuola, e una scuola oggi più complessa, dove solamente si impara il Corano, ma si imparano tante altre lingue, linguaggio, la letteraria, poi altre cose. Comunque è la scuola, la parte della scuola. Mentre il Bimaristan, anche questa è una parola macedonia, perché Bima significa malato, e Stan è il luogo, quindi il luogo dei malati è l'ospedale. E questo è il Bimaristan, fondato da questo signore, Nuraddin, noto come la luce della fede, nel 1154 costruisce questo, che è il Bimaristan, cioè l'ospedale di Damasco. Allora quindi si studiava e si praticava. La medicina, ciò che si imparava, era applicato. Infatti, diceva Avicenna, tutto quello che sta scritto nei libri vale molto meno dell'esperienza di un medico che pensa, ragiona e opera. L'igiene era fondamentale per loro, si lavavano frequentemente le mani, come anche gli ebrei. Qui addirittura per l'imperatore era stato costruito da un meccanico bravissimo, da un artigiano, un automa che permetteva al re in qualsiasi momento di lavarsi le mani senza toccare niente. Quindi veniva schiacciato un pedale e il sovrano si lavava le mani. Quando si spostava, questo enorme automa veniva trasportato, vedete, su un elefante, seguendo il sovrano, per permettergli di lavarsi le mani senza toccare nulla. Questo è il testo originale, con la miniatura, e quello che oggi si fa ancora durante la messa, quando il sacerdote si lava le mani, lavavo interconcente smacus mesa, porge le mani e il chierichetto lava e gli passa il fazzoletto, il tovagliolo, per cui non tocca niente. Solo che qui, guardate, la differenza, insomma. E questo è un automa, mancava penso il cardiaco, per il resto c'è tutto. Fatto venire in mente, ti ricordi? Lui ha parlato di Cardano, che era anche lui un medico,
ho voglia di essere un medico, è un matematico, filosofo, astrologo, illusionista, accademico, ed è stato quello che ha inventato la sospensione carbonica che viene utilizzata anche nel giroscopio e nel lusso. Quindi i medici non erano solo medici, erano anche medici, ma anche qualcosa di più. Era una cultura notevole. I rabbini, ma anche gli arabi, erano molto bravi nel togliere la cataratta, che era un problema molto grosso, dovuto al tracoma, dovuto al diabete, dovuto ad altre malattie infettive. Pensavano che fosse la cataratta, significa la caduta dell'acqua. Di solito alla fine delle rapide c'è un approfondimento del letto del fiume, per cui c'è la cascata, quindi cade. Cadeva quindi nell'occhio, vedete, un umore infetto che lo opacizzava e la persona diventava cieca. Quindi cosa ci faceva? Però questo Ioannitius, perché in arabo non lo so leggere, prima del 1000 scrive il libro dei 10 discorsi sull'occhio. O quello che facevano già, avevano già imparato a fare gli egizi. Quindi dice, appoggiate un ago puntito nel punto in cui volete incidere la corna e fate un segno. Qui spostate la punta dell'ago verso l'angolo esterno dell'occhio e sopra, al di sopra della pupilla, e spingete all'indietro la lente opaca. Era quello che si chiamava reclinazio, cioè la lente opaca la buttavano indietro, facevano scivolare indietro. Qual era il problema? Il problema è che non mettevano più una lente trasparente. Non sostituivano la lente. Quindi è vero che la persona aveva tolto l'opacità, però in realtà non riusciva a vedere regolarmente. Però allora non avevano inventato la lente sostitutiva. Sempre senza anestesia. Beh, forse davano qualcosa. Forse davano qualcosa. Questo sì, 1200. Benvenuto Grafeo in italiano, questi strumenti, vedete, sulle malattie degli occhi la cataratta va operata battendo un cristallino, lo buttano, lo tolgono, e poi dopo dice tra 4-5 patri nostri, non fanno mai male. Guido Sciogliati invece, che scrive la chirurgia magna, un importante chirurgo francese, dice quando la cataratta è matura, anche noi adesso usiamo il termine matura. Qualcuno ci è andato e dice che non è ancora ora, non è matura, aspettiamo ancora. È giudicata trattabile con un ramo, un buon ferro, intanto fa il clistere, si capisce bene il rapporto tra il clistere e la cataratta, ma male non fa, così come non fa male neanche salassare un po', purca un po' di sale, lo si terrà a digiuno, ecco, guardate l'anestesia, lo si consumerà per distrarre. Non so, Brasili, sarà una bella infermiera, una bella scuola, non so. Dani per consolarlo, per distrarlo da ogni preoccupazione. Un bel giorno, l'ora terza, quando la luna è crescente, solo allora il medico introdurrà il suo ago in un video. E io mi sono coperto l'assicurazione completa. Digiuno, clistere, salasso, sì, il prete, la bella infermiera, ragazzo che digiuno non so. Questi però erano gente che faceva scuola, questi insegnavano all'università di Montpellier, cioè non è che fosse uno che mi hanno detto fare un ambulatorio e cose, era l'università. Sto per finire, finiamo con Alarazzi, che è stato il primo che ha descritto nel suo libro la differenza tra il vaiolo e la varicella. Ha scritto poca roba, 9 volumi di enciclopedia, prendendo, vedete anche lì, dai medici greci, persiani, indiani, i medici romani, Ippocrate, Galeno, e lui dice per conservare la salute bisogna che i seguenti elementi siano usati in quantità esatta e nel momento giusto. 5 digiuno, sonno e lavoro, riposo e movimento, aria e acqua, digiuno di pienezza, colte e mani. Stringi, stringi, siamo sempre qui. E siamo arrivati a Avicenna, interpretato da Ben Crisi. Avicenna diventa la somma della medicina allora, prendendo il meglio della medicina latina e il meglio della medicina greca.
l'arcobaleno, Ippocrate, lui è al centro e loro guardano lui. 1000 dopo Cristo, siamo nel 1000 proprio. Il principe dei Medici a 10 anni recita memoria 6236 sul versetto del Corano, studia a 11 anni le 12 scienze. Questo ve le leggo perché poi c'è una diapositiva: matematica, quindi geometria, fisica, astrologia, chimica, astronomia, filosofia, logica, grammatica, dialettica, teologia, etica. Mi interessava la medicina, questa non era affatto difficile, avevo 16 anni. A 21 anni inizia a scrivere il suo trattato monumentale, un'enciclopedia in 5 libri, che si chiama Il Canone, cioè la Summa, il trattato. Viene sepolto nel mausoleo delle 12 colonne. Queste sono le 12 arti che aveva studiato, oltre alle 11, quelle che ho indicato prima, per dire che era uno che di Roma ne sapeva. Il Canone, ecco di qua, vede, Avicenna, Avicenna, questo è scritto in greco e in arabo. Chi desidera conoscere bene l'arte medica tra ogni giornamento deve conoscere e studiare a memoria questo libro, poiché contiene le conoscenze essenziali per ogni medico. 5 libri con più di 1 milione di parole, sino al 1700 il libro di testo all'Università di Vienna e di Montpellier. E nel libro, questo c'è la diagnosi e la cura specifica delle malattie a capite arcaiche, cioè dalla testa a fino ai piedi, quindi passa dall'indietro e arriva a mano e fa tutte quante. Leggiamo per finire ormai il decalogo della salute: il corpo ha bisogno di evacuare per tutti i suoi organi e il cervello, quindi se fa la carta tutti i giorni è una bella cosa. In primavera è utile il salasso, in estate ci sono gli emetici, l'acconito, cioè l'erba. Curi i tuoi denti per mantenerli sani e ricchiati. Questo lo sappiamo perché il posto dentista non è sicuro. Provoca le urine per non incorrere nell'idropesia. L'idropesia è lo scompenso cardiaco che è caratterizzato essenzialmente da due cose: la fatica a respirare e gli edemi, il gonfiore delle gambe e il gonfiore anche. Sia una menstruazione regolare per evitare quella famosa corruzione dell'utero di vapori, pericolo degli stereo. Usa di frequenti purganti, così eviterai le coliche. Fai spesso i danni per togliere le impurità di organi di pelle. Lascia le briglie ai giovani per i rapporti del sesso e proibisci dai deboli, agli affaticati e agli altri. Ed è che fanno senso. Ed è che fanno senso. Ed è che c'è poco, sì, c'è senso. Poco da proibire. Non praticare il coito dopo i pasti, perché in effetti di sangue per lo stomaco. Evita l'abuso dei rapporti perché debilita il corpo, fa esercizi fisici moderati in ogni stagione. Direi che tutto sommato anche questo possiamo sposarlo. Sempre per l'igiene, per le pestilenze, chiamavano peste ogni cosa che faceva strage di persone, non sapevano da che cosa venisse la peste. Però dice dovete curarvi le mani ogni giorno. Sono 2 anni che ci sentiamo dire che bisogna lavarsi le mani, perché il Corano, dice che il diavolo si nasconde sotto le unghie. Quindi per loro l'igiene era una cosa molto importante. Questo nel 1000. Arriviamo nel 1347 alla Morte Nera, ma ci vogliono però quasi 600 anni perché Yersin scopre che quello che porta la pulce è il topo. Il topo abita la pulce e la pulce contiene la yersinia, che è il batterio che provoca la peste. Se guardate il film medico vedrete che anche loro arrivano a capire che sono i topi. Poi non sanno i topi perché i topi. Cioè, arrivano fin qua, non arrivano alla pulce che non vedono, non hanno il microscopio e neanche i batteri. Però insomma, l'importante è 200, questa è l'ultima, 200 anni di epidemie, quindi vaiolo, morbillo, peste, lepre, tubercolosi, tifo, dissenterie, colera, malaria, sifilide, degli anni che abbiamo esaminato, non igieniche, nessuna praticamente, la maggior parte.
non ci sono le fognature, saranno inaugurate l'ombra, le case sono più calate di tuburi, fame, catastrofe, povertà, una scienza medica in crisi di superstizioni, magia e religione, quindi 200 anni di secoli buoni. Dobbiamo aspettare altri 400-500 anni quasi per arrivare all'illuminismo, quando la ragione e la scienza diventa qualcosa di tangibile, che ha delle basi veramente scientifiche. Questi sono alcuni testi, questo è il mio consiglio, perché direi che non dico tutto, ma tantissime cose che abbiamo detto stasera le trovate molto belle, non solo nel libro, ma anche nel film, che è proprio per voi. Questa è la serie di Malvorno, niente. Bene, ok.